Buongiorno da Hong Kong, sono le 8:30. Stamattina mi sono svegliata prestissimo, alle più o meno 6:30. Non volevo vloggare stamattina perché volevo solo soltanto far foto, ma sono arrivata in un posto, in un parco qui a Kowloon, che è spettacolare perché stavo proprio cercando le persone, che gli anziani che fanno Tai Chi. Ragazzi, li ho trovati, sono bellissimi. Tornati dal giro mattutino, gli altri non sono venuti perché sono delle mammolette. Guardateli qua come sono tutti, guarda che faccia che c'ha questo qua. Vabbè, ma se esci, insomma, ieri sarebbe fatto bandone. Io ho lavorato fino alle 2:30. Ne abbiamo fatto molta bandone invece. Bravi. Senza di te. Vabbè, noi invece stiamo andando a vedere il Big Buddha, che secondo me è fighissimo perché sono andata a vedere le foto oggi. Sì, e sono molto ispirata. Ma c'è anche la funivia, non si ci arriva con la funivia. Hey guys, what happened? Che minghia è successo? La macchina quella lì davanti, così, non so se non si è capito per quale motivo, ha deciso di fare la retro. Quindi il nostro autista è quello... Sta picchiando l'altro. Quello lì con i jeans che si sente tutto così mojo mojo, è il nostro impulatore. No, al contrario, perché... Secondo me il nostro autista si vuole fare ripagare tutta la macchina, perché tipo il colpo è stato leggero, neanche si è sentito. Ah, brava, giusto. Stiamo cambiando macchina, abbiamo preso un fantastico taxi. Era questo, era quello il nostro incidente. L'avventura qui non manca mai, just say that. Taxi, taxi. You have to say that. L'avventura. No, 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 no. L'avventura. Ah, l'avventura. Non manca mai. Non manca mai. Great. L'avventura non manca mai. Vivresti mai lì dentro? Mai. Ecco, appunto. Siamo arrivati al cable car. Sei contento? Sono contento. Cable car, chiamasi anche funivia. Sì, esatto. Ci hanno aperto. Sono chiuso. I bambini che aspettano in fila, quanto siamo cattivi. Ci siamo passati davanti ai bambini, siamo delle persone terribili. Ci sono rimasti malissimo. E tu che li riprendi. Vai, 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 ciao ciao. La vedete quella signora lì? Noi le vogliamo tanto tanto bene. Ci ha fatto saltare la fila, è bravissima. Chi è, bambini? Ci hanno preso il Crystal Cable Car. Tocca a noi, tocca a noi. Sotto, guardate qua sotto. Siamo sulla Crystal Cabin. Esatto, quella dei ricchi. Da qua, caro Gabriel, puoi ammirare l'aeroporto. Wow, ma era corto! E praticamente questa è tutta terra che è stata strappata al mare, capito? Dico che non avevo capito che era tutto l'aeroporto. You want to be in the photo? Or you just stay away? She's bellissima! Comunque, se siete coraggiosi eventualmente potete fare tutto quello che stiamo noi facendo in questo momento col cable car, potete farlo a piedi, perché c'è tutto un track qua nel mezzo della giungla, della jungla, che vi porta praticamente fino al Buddha, insomma, ecco. 5 hours you said from down? 5.5 hours. Not me. Not you? A professional. In tutto ciò, quel signore là. That man there is the Buddha. È stata un'esperienza spettacolare. Adesso andiamo a vedere questo Buddha perché ci sta incuriosendo talmente tanto. Ho già visto il Buddha, eccolo là. Forse un po' in controluce, non lo vedete. Adesso ci stiamo prendendo una roba da Starbucks così per rifocillarci, anche se comunque presto sono le 11. Ma il posto è veramente bellissimo.
Thank you. Ci stava raccontando la nostra guida che queste mucchine, ciao mucchina, queste mucchine vengono protette dal governo, sono selvatiche, stanno qua, parlano con la gente, si intrattengono. Puoi andare via un attimo? No? Se vi mettete qua nel mezzo c'è un'acustica particolare. A parte vedere il Buddha praticamente di fronte a voi, ma avete un audio strano. Prima di andare a vedere il Buddha però, ci facciamo un giro qui al monastero. C'è gente che prega, c'è gente che accende gli incensi e noi ci dirigiamo qua. Adesso che abbiamo finito andremo fino al caro Buddha. Raga, ci vorranno 100 anni per salire questa roba. Dai che ce la famo col Buddha. Ciao Buddha. Vedete? Abbiamo fatto quelle scale. È stato bellissimo. Comunque questo Buddha è veramente... Sono più o meno 27 metri se non erro di altezza. 27 ed è una figata pazzesca. Poi vabbè, la vista è assolutamente impagabile, si vede tutta l'isola là in fondo, si vede anche il mare. Grazie Buddha, ci sei piaciuto un sacco, ma sono le 12:49 ed è ora di pranzo. Dove ci troviamo qui? Abbiamo appena preso un taxi, siamo andati via dal Buddha, ma non siamo andati via dall'isola di Lantau, si chiama, da quello che ho capito, aiuta, avrò detto una cavolata, ma siamo venuti in un villaggio di pescatori dove è praticamente pieno di pesce, ma non idratato, pesce secco, ci sono anche un sacco di mosche lì sopra. Stanno disidratando i pesci che hanno appena pulito. Non c'è solo pesce essiccato, ma abbiamo anche il pesce nuovo. Qua abbiamo i nostri bellissimi venditori che sono troppo carini. Nel villaggio dei pescatori, oltre a quintali e quintali di pesce, guardate che carino questo signore, c'è anche un mio caffè, quindi questo è tutto a tema gattoso e qua potrete stare con dei gatti se non ne avete a casa, loro non scappano, sono carinissimi. Stava raccontando che questo è un villaggio dei pescatori. Sono pescatori come quelli della scorsa volta che abbiamo visto, che vanno in giro con le barche ma abitano in case normali. E poi ci sono questo tipo di pescatori. C'è uno che sta passando col muletto. E poi c'è questo tipo di pescatori che vive su queste palafitte. Scendono direttamente dalla scala, salgono sulla barca e vanno in mare. Wow! Siamo appena passati dentro praticamente le case delle persone, non ve l'ho fatto vedere perché
così mi sembrava di invadere un po' troppo la loro privacy. Ma queste sono case che loro si sono costruiti tutti da soli con pezzettini di cose. Davvero assurdo, fuori completamente dal tempo, sembra di essere su un altro pianeta. Oh mio Dio, non mi sembra vero. Ho sempre sognato di prendere questa barchettina, l'acqualuna. C'è gente più felice di me, capito? Lei è proprio andata. Ci siamo accomodati proprio. Oh, sì. Voglio morire così. Anche perché abbiamo faticato. We worked all day long, right? Yeah. Yeah. Che il nostro giro in barca è terminato, così come è terminato il mio viaggio qui in Cina. Precisamente adesso siamo... Oh, qualcuno sta facendo una foto, gli ho rovinato la foto. Come sempre. Termina qui anche questa ultima giornata ad Hong Kong. Adesso andiamo a mangiarci qualcosa e poi ritorniamo in aeroporto e si torna alla vita di tutti i giorni. Spero che tutti questi video vi siano realmente piaciuti, perché ci siamo fatti... Mi sono fatta un sedere così. Ricordate di iscrivervi al canale. Tanti baci e tanti abbracci a tutti.